Diamo la parola al senatore Giovanni Pistorio. Amici, a me capita di intervenire dopo gli ospiti che hanno voluto partecipare a questa nostra assemblea, facendo il punto, dando il loro punto di vista su una fase politica molto rilevante. E però, essendo qui da stamattina, io voglio ringraziare i tanti nostri militanti. Ho ascoltato pochi dirigenti stamattina, pochi amministratori, so che questo accadrà nelle prossime ore, avverrà domani mattina, ma invece la cosa importante è questa voglia di partecipazione che è stata colta anche dai nostri ospiti, questo entusiasmo militante che tanti giovani ci hanno regalato e che devo dire, lo dichiaro io per primo tra i dirigenti storici di questo movimento che prende la parola, che costituisce anche una sferzata, un richiamo, una sollecitazione a un rapporto e a un lavoro più impegnato sul territorio accanto all'attività doverosa, istituzionale, politica che noi svolgiamo. E questa assemblea, amici, è stata costruita pur in modo accidentato e anche la logistica non troppo felice rappresenta una questione che la prossima volta dovremo meglio meditare, perché tanti amici sono fuori, stanno arrivando, l'acustica non è delle migliori, l'ascolto è faticoso, però l'occasione va colta sino in fondo. Ha detto bene Lupo, qualche mese fa abbiamo cominciato a ragionare su come rivitalizzare la classe dirigente, la militanza, l'impegno nel Movimento per l'Autonomia, perché certo le gravi responsabilità che abbiamo, che occupiamo, prima tra tutte quelle del Presidente della Regione Raffaele Lombardo, hanno in qualche modo ridotto il lavoro sul territorio, il lavoro nel partito, e c'era bisogno di un recupero di questa vitalità. Oggi comincia un percorso, lo dico ai nostri ospiti, lo dico alla stampa, lo dico ai nostri militanti, comincia un percorso costituente, c'è una fase in cui troveremo anche modalità di relazione interna, troveremo formule di coordinamento, troveremo formule di responsabilità, perché questa voglia, questo desiderio, questa partecipazione sia, come dice, organizzata per arrivare a risposte politiche che riguarderanno certo il modo di essere di questo nostro movimento che, ricordiamo tutti, oggi ce l'avete ricordato benissimo, ha una sola funzione storica, e il termine storico non è retorico, non è eccessivo, è, come dice, sostanziale. Quello di garantire a questa regione, e se siamo bravi, proporla come modello virtuoso in tutto il Mezzogiorno, un partito che abbia come unica ragione d'essere quella della tutela di un interesse territoriale. Vedete, ascoltando l'amico D'Alia, in qualche modo vi era una velata, anzi sostanziale critica a un bipolarismo. Viene da un uomo di un partito nazionale, da un uomo che ha scelto insieme a noi di dar vita al terzo polo, che contesta in qualche modo questa dialettica bipolare a cui abbiamo troppo asservito i destini politici del nostro paese in questi anni. Bene, se c'è un movimento che ha intuito per primo il valore negativo e schematico del bipolarismo come limite, come camicia di forza alla dialettica politica, è l'MPA, che ha rivendicato la propria libertà di relazioni politiche e di negoziazione politica in nome del territorio. Noi non siamo, lo dico anche per eliminare uno degli argomenti che attraversa questa assemblea, i giornalisti, noi non andiamo a destra e non andiamo a sinistra, noi rimaniamo nel territorio, siamo autonomisti, tuteliamo questa esperienza, dialoghiamo con chi con noi costruisce patti politici nell'interesse del territorio. Nessuno sbandamento, una identità forte legata a questo che ci consente di stipulare intese, come è accaduto nel 2008
con la coalizione di centrodestra e con il leader che poi è diventato Presidente del Consiglio, e di rompere quelle intese, di rompere denunciandole nel luogo idoneo della politica solenne e formale, nel Parlamento della Repubblica, e non per ragioni che afferivano al gossip o alla cronaca giudiziaria, ma richiamando per intero il tradimento dei patti politici, programmatici che questo governo nazionale ha compiuto nei confronti della Sicilia e del Mezzogiorno. Lo dico perché se vi è, come si può dire, un qualche richiamo sentimentale a superate appartenenze ideologiche, perché qualcuno ha confidenza e affinità con questo tipo di sentimento, io voglio che noi richiamiamo tutti alla nostra memoria gli atti compiuti da questo governo nazionale in danno della nostra terra. Oggi quando l'Istat rileva che la ripresa nel paese conosce una condizione forte nel nord, malgrado le difficoltà, che il centro comunque avanza e che il sud è fermo, non fotografa soltanto una condizione oggettiva di differenza strutturale tra le economie di un paese duale per ragioni di reddito, di infrastrutture, per le ragioni che riguardano la capacità delle imprese o anche della pubblica amministrazione. Dà pienamente conto del successo delle politiche antimeridionali di questo governo, che ha spostato come mai nella storia una quantità enorme di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno e alle politiche di coesione, trasferite per garantire al nord i livelli di benessere delle imprese e delle famiglie. Perché se le risorse tutelavano gli ammortizzatori sociali per i lavoratori del nord in cassa integrazione, sono un valore positivo dello Stato sociale. Se vi era una esigenza del medesimo tipo per i forestali o i precari siciliani, si tratta di bieco assistenzialismo, e vi posso garantire che è complicato culturalmente reggere questa sfida se non hai la forza di un movimento politico e di una comunità che sostiene questo sforzo politico o parlamentare, a proposito della nostra funzione parlamentare. Ma questo che vi dico è perché non giungiamo ad oggi in modo improvviso e neanche sulla base di giochi politici e, come posso dire, di tatticismi parlamentari. Quello che è accaduto oggi, anche il clima di dialogo che ho avvertito pur nelle diversità tra i nostri ospiti e il nostro movimento, certo con maggiori affinità con gli amici che rappresentano le forze politiche che costituiscono il terzo polo, è un termine, come si dice, un termine efficace, ma non credo che sia il più idoneo a segnalare la nostra diversità. Noi non siamo terzi, noi siamo un'area politica che si caratterizza per una proposta diversa e che rifiuta questo schema bipolare che è stato tra l'altro costruito e definito attorno al crinale del berlusconismo, perché il bipolarismo di questo nostro paese è stato definito attraverso la figura di Berlusconi. E chi non comprendesse come questo sia un'epoca conclusa politicamente non può non tener conto di come siamo nella fase finale, nella condizione, come si può dire, esiziale di questa esperienza politica, che io spero nella sua deriva non trascini un ulteriore degrado delle istituzioni democratiche, perché non vi è dubbio che questo clima da basso impero nasconde e in qualche modo e rende potenziali anche problemi che riguardano la qualità delle nostre istituzioni democratiche. Ma quello che è accaduto in Sicilia e quello che dovremo costruire ancora nasce tutto dalla scelta, dalla intuizione, dalla originalità della scelta autonomista del Presidente Lombardo. Amici, il ritrovarsi insieme qui oggi, imprevedibilmente, del Partito Democratico e di FLI o dell'UDC con l'MPA, è il frutto di un'azione amministrativa stravolgente gli interessi
come si può dire, strutturali del sistema di potere siciliano. Io ogni tanto nelle nostre assemblee, come si dice, ravviso una qualche inconsapevolezza rispetto alle scelte storiche, drammatiche, pesantissime che hanno determinato questa fase politica. Io vorrei che il Movimento per l'Autonomia fosse orgoglioso di avere dato avvio con la sua Costituzione a questa identità politica, ma anche di avere, come dire, sostenuto, forse non sufficientemente, forse non nel modo più opportuno, questo sforzo coraggiosissimo che attorno al Presidente Lombardo, uomini che io non cito perché sono qui e forse e diranno pubblicamente perché lo hanno fatto, perché hanno fatto questa scelta di cambiamento di questa terra. Non è stato, io leggevo le dichiarazioni risibili qualche minuto fa del coordinatore del PDL, l'onorevole Castiglione. Devo dire che raramente un uomo ha conosciuto una sfilza di insuccessi così eclatanti. L'ultima, la sconfitta plateale alle ultime elezioni amministrative del suo partito. Ma perché un partito dominante, un partito, il partito del capo del governo, è finito ad essere a recitare il ruolo di becera opposizione in questa terra? Perché si è attardato, si è caratterizzato come il custode, come la tutela più becera degli interessi che hanno devastato questa terra. Perché la nostra azione riformatrice, che è stata avviata per primo in un campo, come se simbolico, lo evocava stamattina Giorgio La Malfa, della sanità, e che ha attraversato il sistema dei rifiuti, dell'energia, quello della grande burocrazia, che oggi, come dice Benedalia, affronta il tema dell'acqua, ha, come dire, interrogato profondamente le forze politiche e gli interessi economici, sociali, ambientali che le forze politiche rappresentano in questa terra. E la scelta fortissima, imprevedibile per qualcuno, ma assolutamente coerente col progetto autonomista, di una politica dello sviluppo nella legalità è stato l'elemento che ha stravolto la politica siciliana. Su questo ci siamo ritrovati, su questo abbiamo costruito una proposta programmatica di governo ed è corretto che su questo si prosegua. Vedete, e concludo, anch'io non sono interessato al dibattito sulle evoluzioni delle formule. Sono invece molto interessato a che in questa nuova fase che si è aperta in questo giugno che molti evocavano come esiziale per il governo Lombardo e per l'MPA e che invece ci apre a una nuova stagione di responsabilità in Sicilia e in Italia, in questo mese di giugno noi abbiamo da far ripartire un impegno programmatico e di governo, un impegno programmatico e di governo su contenuti riformatori ancora più avanzati, ancora più meglio destinati a cambiare questa terra. Caro Peppino Lupo, tu commetti un errore metodologico. Se evochi una stagione di grande cambiamento, non la puoi traguardare a un anno. Il cambiamento avanza fin quando respira, fin quando ha forza ed energia. Certo, la politica può conoscere dei tatticismi o delle condizioni che ne determinano delle convenienze, ma oggi l'unica vera convenienza è che se c'è questo spirito riformatore, le forze politiche che hanno sostenuto questo impegno e che non hanno ceduto ai tanti attacchi, ai tanti condizionamenti, alle tante aggressioni che hanno riguardato il Presidente della Regione, che ringrazio anche per il suo temperamento, per la sua tenuta, per il suo coraggio, chi c'era prima, se c'è ancora oggi, deve esserci domani. E su questo si costruisce la proposta politica impegnativa di fronte agli elettori. Io capisco anche l'auspicio che il PD fa di un'alleanza larga che non lo costringa a faticose scelte anche impegnative al suo interno, ma una cosa sono gli auspici, un'altra cosa sono le difficoltà obiettive e la realtà. È difficile, caro onorevole Lupo, che chi non c'è stato in questo processo
riformatore, chi non partecipa a questa sfida politica, chi ogni giorno contrasta queste scelte e invoca le dimissioni del Presidente Lombardo, possa da un giorno all'altro ravvedersi ed essere parte di questo progetto. Se voi ci riuscite, se le vostre capacità di antica cultura politica compiono un miracolo, tu sei un uomo di fede, anch'io, vive i miracoli, ma di fronte alla politica ci sono le responsabilità. Partiamo dalle nostre responsabilità, da quelle di una comunità politica organizzata su due filoni culturali, quella del terzo polo che in Sicilia, amici, grande orgoglio, Dalia, lo dico con grande sincerità per la grande sintonia che abbiamo, in Sicilia il terzo polo è forte, ma è forte perché c'è l'MPA, c'è la cultura dell'autonomia, c'è questo popolo, c'è quest'idea, c'è questa forza ed è forte elettoralmente e noi dettiamo l'agenda politica e dettiamo anche, come si può dire, le priorità nelle alleanze, perché non siamo secondi a nessuno sulla spinta riformatrice e siamo capaci di raccogliere qualsiasi sfida nel consenso davanti ai cittadini siciliani, anche perché siamo forti di un consenso che cresce, di un entusiasmo giovane, di una militanza attiva a cui daremo risposta a cominciare da questa assemblea.